cos'è oggi? Oggi è il 20 novembre, la giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. In poche ore sta spopolando sul web il video realizzato dai bambini della quarta A dell'Istituto Comprensivo numero 1 di Capo d'Orlando, realizzato per UNICEF in occasione della giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e dei 70 anni dalla nascita di UNICEF. Un video commovente ideato da Laura Sapienza sotto la regia di Piero Di Maria e le riprese di Alessandro Bongiovanni, che punta a sottolineare l'urgenza di intraprendere azioni concrete per realizzare un futuro migliore. I bambini hanno accolto con entusiasmo il progetto come opportunità per fare qualcosa di utile per i bambini meno fortunati di loro. Nei biglietti di ringraziamento, scritti di proprio pugno, hanno espresso la gratitudine per ciò che questa iniziativa ha dato loro. Un lavoro pedagogico sulla metodologia e sui contenuti affrontati con gli alunni da parte delle docenti, che si sono fatti promotori di una campagna di informazione e formazione nella propria scuola e nel territorio. Ancora oggi molti bambini e adolescenti, anche nel nostro paese, sono vittime di violenze o abusi, discriminati, emarginati o vivono in condizioni di grave trascuratezza. Il Comitato Provinciale di Messina per l'UNICEF ancora una volta rinnova l'impegno a garantire a tutti i bambini i loro diritti e le migliori condizioni di vita. Il video sarà infatti strumento di una raccolta fondi a favore della campagna UNICEF Bambini in Pericolo.